Buon pomeriggio a Michele Sodano del Movimento 5 Stelle nei nostri studi di Roma. E così vado subito da Michele Sodano, volendo partire dalle preoccupazioni che si sono registrate nelle ore scorse. Il vertice di questa mattina andava a tranquillizzare quelle preoccupazioni, giustificate o meno? Ma io direi che noi non dovremmo assolutamente avere preoccupazioni, ma che preoccupazioni dobbiamo avere se il governo decide finalmente da ripartire da un lavoro stabile? Noi sappiamo per certo che un paese può rinascere, può avere una sua virtuosità anche a livello economico solamente se c'è lavoro a tempo indeterminato. Creare delle certezze, delle sicurezze. Noi con questo decreto abbiamo fatto una cosa molto semplice, cioè che già negli altri paesi europei è legge, abbiamo permesso ai giovani di poter investire su un loro futuro. Perché se io giovane ho una certezza, che posso lavorare, quindi posso anche andare ad investire sul mio futuro, posso comprare una casa, posso investire su un'impresa e con il fatto di aver limitato il contratto a tempo determinato a massimo 24 mesi, 12 più altri 12 con causale, noi non facciamo altro che investire sul futuro degli italiani. E non vorrei assolutamente che le imprese si preoccupassero, per dire la verità, tutte quelle che noi ascoltiamo sono molto confidenti e positive su questo decreto, perché andiamo a dare anche delle agevolazioni fiscali a chi assume con il contratto indeterminato, soprattutto per gli under 35. Noi con questo decreto diamo sicurezza agli italiani, perché abbiamo una visione ben precisa di paese. Questo è un paese che deve garantire sicurezza sul mercato del lavoro, perché nell'incertezza un giovane oggi, se non sa cosa succederà nella sua terra, magari non sa anche cosa succederà magari se emigra, allora sì, magari uno preferisce, non so, andare in un altro paese, là dove sì si trovano delle sicurezze a livello anche economico e finanziario. Io ho un fratello, per esempio, che è a Francoforte ed ha un contratto a tempo indeterminato. Bene, noi dobbiamo fare in modo che questi giovani rientrino, e lo possiamo fare semplicemente aumentando le garanzie sul lavoro. E credo che questa sia appunto la visione che abbiamo noi nel nostro paese. Il decreto dignità che ieri abbiamo approvato alla Camera è solamente il primo passo rispetto a questa tendenza che abbiamo di stabilizzare il lavoro e dare certezze, ma verranno tante altre cose. Già nella legge di stabilità continueremo a lavorare in questa direzione, continueremo a dare agevolazioni alle imprese per poter assumere, perché sappiamo che oggi il problema anche di molte imprese è quello di assumere, perché il costo del lavoro è molto alto. Ecco, abbiamo ereditato sicuramente una situazione non facile da parte dei precedenti governi, ma voglio rassicurare tutti i cittadini italiani, ogni giorno noi siamo in Parlamento per poter contribuire al futuro, allo sviluppo di questa nazione, che è una nazione meravigliosa e che attraverso decreti di questo tipo può veramente ritornare a essere l'Italia che tutti noi ci meritiamo. Ecco, lei è entrato poi nel merito del decreto dignità e proprio sulla risposta delle aziende ci sono alcune perplessità perché è vero che si può riconoscere l'intento di ridurre la precarizzazione, riducendo i contratti a termine e spingendo così le aziende ad assumere a tempo indeterminato. La risposta però non sembra essere questa. Proprio le imprese del Nord-Est, per esempio, si sono espresse nelle ultime ore. Il problema, si dice, è che in questo modo non si farà altro che precarizzare ulteriormente, perché invece che rinnovare tizio si andrà a fare un contratto ex novo a Caio, senza poter poi andare oltre per non incorrere nel rischio di causali difficili da giustificare. Quello di cui avrebbero bisogno le aziende, secondo le imprese di categoria, è la flessibilità. Nell'incertezza le imprese si posizionano su una quantità di business minore e dunque non vanno più a assumere. Ma la flessibilità può avvenire nei primi 12, nei primi 24 mesi. È chiaro invece che occorre dare certezza ai cittadini del nostro paese. E noi, ripeto, questa è semplicemente la prima mossa, ma è già in legge di stabilità. Andremo a dare un'ulteriore mano alle imprese per permettere invece di poter appunto fare un patto con i propri lavoratori, perché sappiamo benissimo anche che un lavoratore molto più produttivo se sa che un orizzonte del suo lavoro è a medio lungo termine. Non piace a nessuno un mercato dove magari anche l'impresa stessa riesce a preparare, a formare il proprio lavoratore per 12-24 mesi, quindi investe delle risorse, investe informazioni e poi ne deve trovare subito un altro. Ecco, noi crediamo invece che un paese che funzioni abbia un certo tipo di stabilità. Quindi noi stiamo in tutti i modi proteggendo sia i lavoratori ma sia le imprese. Questo tendo proprio a precisarlo. Con il divieto per esempio delle delocalizzazioni, se si è preso appunto, se si è ricevuto un finanziamento pubblico, non andiamo sempre altro che in questa direzione di dare una mano a tutte le imprese, perché proprio vogliamo che le imprese invece creino valore nel nostro paese, perché solamente in questo modo possiamo veramente ripensare ad un futuro per tutti i nostri cittadini. E,
quindi tutte le varie preoccupazioni credo che in questo momento siano immotivate, ma noi ascoltiamo sempre gli imprenditori, perché sono tutti i player di questo paese che noi Certo. vogliamo ascoltare e vogliamo produrre normativamente in questo Anche perché senso. sono poi coloro che producono il PIL, che serve anche per sostenere le, misure che questo governo ha annunciato, un decreto dignità Assolutamente, ma che è un dobbiamo far primo crescere anche la passo. nostra domanda interna, è una domanda interna, quindi il fatto che la gente possa poi comprare e consumare beni e servizi è strettamente collegata alla stabilità del lavoro. Noi veniamo da un paese in cui appunto solamente nel 2017 4 contratti su 5 sono stati a tempo determinato, ma abbiamo anche dei calcoli molto positivi dalla parte della ragioneria dello Stato che ci dice che nei prossimi 2 anni avremo un aumento di contratti di lavoro di ben 62.000 posti e non sono contratti appunto a tempo determinato, ma sono contratti stabili, contratti su cui una persona può cominciare ad Sì, diciamo che investire. poi sodano i numeri sono anche interpretabili, ci sono state anche altre stime molto meno generose, non vogliamo entrare su questo fronte perché poi saranno i dati quelli ufficiali e non le previsioni a far capire se la strada intrapresa sia quella più giusta. Il decreto dignità Assolutamente, è però uno dei conosciamo anche passi di la un situazione. percorso tracciato dal governo. Vorrei farle una domanda anche sul reddito di cittadinanza. Di cui si sta iniziando a discutere proprio in vista di quella manovra di settembre, i cui contorni si stanno definendo in queste ore, con il vertice iniziato questa mattina. Guardi, il reddito di cittadinanza è una misura importantissima, che fra l'altro già è presente in tantissimi altri paesi dell'Unione Europea. Io stesso che ho vissuto in Danimarca devo dire che ho ricevuto il reddito di cittadinanza da parte del governo danese, ma qual è la misura fondamentale di questa formula? È dare sempre una stabilità finanziaria, perché noi non possiamo accettare che i cittadini si sveglino la mattina senza sapere se realmente potranno avere un futuro. Quindi dare una stabilità finanziaria deve essere proprio un indirizzo di ogni governo e noi ci opponiamo a ciò che è stato fatto negli ultimi 8 anni, perché sappiamo per certo che invece un mondo fatto di precari, quello sì che è un mondo che non funziona, è un mondo che crea crisi, un mondo che crea emigrazione e abbassa la natalità a livelli mostruosi. Noi non dobbiamo scordarci che la natalità del nostro paese è veramente a livelli bassissimi, proprio perché la gente non se ne sente più di investire sul futuro. Ecco, questa per noi è un'urgenza, quindi ogni nostra mossa sarà indirizzata a far modo che tutti i cittadini si sentano sicuri di vivere in Italia e non debbano per forza prendere una valigia e dover emigrare magari in Germania, in Francia, in Danimarca, proprio in quei paesi dove invece la certezza del lavoro è molto più garantita a partire da un governo. In questo modo possiamo fare ripartire il nostro paese e la domanda interna. Ne siamo assolutamente sicuri, questo è ciò che abbiamo detto in campagna elettorale e questo è ciò nella direzione in cui noi andiamo. Michele Sodano, la ringraziamo per essere stato Grazie ospite a lei. questo pomeriggio a Checkpoint.